occorre assistenza? La trama è a prima vista improbabile, eppure coinvolgente, adatta a tutte le età e tratta dal libro di successo di Peter Brown. Ciao! Un robot per errore si trova catapultato nella foresta più selvaggia, essendo la sua funzione quella di aiutare, si dedica ad un pulcino appena nato che sceglie Rose, questo è il nome del robot, come mamma. Il film racconta proprio questo, l'affetto tra le due creature con la complicità della volpe, a cui presta la voce Alessandro Roya. Non è solo l'incontro di mondi diversi, ma mette in scena un discorso fondato sull'affetto, l'amore e la solidarietà che porterà il pulcino a crescere e diventare indipendente, a spiccare il volo e il robot a trovare una seconda casa in un mondo che non avrebbe mai immaginato. Grande successo in America e anche in Italia, almeno nelle prime proiezioni campione. Di fatto, alla fine è l'amore di una mamma, questo qui. È un po' naif detto così, però, insomma, no, che è infinito. Ma io lo trovo una cosa così profonda e grande, che tutti noi ci relazioniamo con questa cosa in un modo o nell'altro nella nostra vita, come figli, come genitori, quello che si può fare meglio, quello che ti è mancato. Io non trovo sia naif, trovo sia una cosa enorme e penso sia il tema sia del prendersi cura. Il fulcro è le scelte, il fulcro è decidere di voler allevare, amare, difendere, mettersi in difficoltà per qualcun altro.